Isola sì, ma non isolata, lo ha ripetuto più volte il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, di fronte ai sindaci dei comuni elbani. La visita all'Elba del rappresentante del governo, infatti, oltre a fare il punto sull'incendio dell'agosto scorso a Rio, ha anche permesso di incontrare i 7 primi cittadini elbani per raccogliere le loro proposte in vista dell'intervento normativo che il governo Meloni intende effettuare per ridurre i disagi e le diseconomie per gli abitanti delle isole minori. Il governo sta predisponendo un pacchetto esclusivamente per le isole minori. Quando parlo di isole minori, naturalmente mi riferisco a tutte le altre isole escluse, la Sardegna e la Sicilia, quindi minori soltanto in questo senso. E certamente abbiamo acceso un riflettore perché la condizione di vita nelle isole minori è diversa rispetto a quella condotta nel continente e nella terraferma o addirittura nelle stesse isole maggiori. Vi parla un siciliano che quindi ben conosce con gli arcipelaghi dell'isola, ben conosce quali sono le condizioni di un isolano. Il governo pensa che sia importante accendere un riflettore sulle carenze infrastrutturali delle isole, a cominciare dai porti. Stiamo lavorando con il collega Piantedosi, con il capodipartimento prefetto Lega e con il capodipartimento ingegnere Curcio sui sistemi di sicurezza nelle isole minori. Riteniamo sia essenziale la presenza di un gruppo di protezione civile ben addestrato e ben formato e dotato di mezzi. Pensiamo ad una presenza anche stagionale dei vigili del fuoco laddove questa presenza ancora oggi non è contemplata. Vorremmo dotare tutte le isolette di elisuperfici per consentire facili movimenti nei soccorsi. E poi c'è un problema molto più vasto che esula da questo pacchetto, che è quello dei collegamenti marittimi con le isole minori. Di questo approfondirò il tema con il sindaco di questo comune, al quale ho già espresso apprezzamento perché ha avanzato in un chiaro e sintetico prospetto quali sono le carenze alle quali bisogna subito rimediare, molte delle quali erano quelle già conosciute. Sulle isole minori vivono circa 240.000 italiani. L'obiettivo del governo è che non ci siano italiani di serie A e italiani di serie B.